È un argomento che ho trattato in un capitolo di questo mio ultimo lavoro, che si intitola appunto Meteoriti, storie cadute dal cielo. In pratica un'estrapolazione di un libro precedente che poi è stata aggiornata con nuove scoperte scientifiche, nuove informazioni in pratica. L'origine della vita. In questo volume si tratta di un concetto un po' particolare, non viene sempre affrontato come è stato affrontato nel passato, in maniera assolutamente limitata al nostro pianeta Terra, però si cerca di dare una valorizzazione, una valutazione che sia esogena rispetto al nostro pianeta. Quindi la possibilità che molecole organiche siano arrivate sul nostro pianeta grazie al trasporto di meteoriti. Ipotesi che anni fa sembrava un po' astrusa, quasi anzi assolutamente fantascientifica. Oggi ci sono prove concrete che dimostrano che potrebbe essere reale appunto questa teoria. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'ipotesi che meteoriti, quindi corpi in viaggio all'interno del nostro sistema solare, in questo caso, vengano tratti sul nostro pianeta e cadendo sul nostro pianeta portino con sé delle molecole organiche già costituite e già osservate appunto nel nostro universo, quindi sulle comete piuttosto che sugli asteroidi e su altri corpi celesti. E queste molecole, cadendo sul nostro pianeta, inseminano, per così dire, il nostro pianeta, trovando le condizioni adatte per evolvere, per ricombinarsi e per dare origine ai composti organici che tutti conosciamo. Parlo ad esempio di aminoacidi, che sono i mattoni delle proteine, che sono già stati trovati appunto in meteoriti cadute sulla Terra e delle quali è stata comprovata appunto l'origine extraterrestre di queste molecole, piuttosto che altri composti organici simili alla cellulosa o altre catene di carbonio, appunto, che una volta arrivate sulla Terra possono o hanno potuto evolvere, ricombinarsi e dare origine ai composti organici che conosciamo, che sono le basi della vita. Questa teoria si chiama panspermia e appunto identifica le meteoriti, diciamo, che trasportano queste molecole organiche e le paragona un po' agli spermatozoi e alla Terra quale ovulo appunto che viene fecondato da questo trasporto. Chiaramente il libro non è tutto incentrato su questo argomento e non è soltanto una trattazione unidirezionale su questo argomento, cioè si valutano le scoperte a favore, le scoperte contro e si fa una sorta di discussione, magari lasciando la possibilità al lettore di porsi delle domande o di darsi anche delle risposte, soprattutto di stimolare il lettore nel ricercare risposte anche in altri testi, in altri volumi e farsi una propria idea di che cosa è realmente accaduto. Anche se oggi, insomma, in parte lo sappiamo, in parte è ancora un quesito e sta appunto qui il ruolo della scienza, quello di indagare nel ricercare nuove testimonianze, nuove informazioni. Nel 1969 caddero due meteoriti importanti, l'anno dell'allunaggio appunto da parte degli americani. Caddero due meteoriti importanti, uno in Messico ad Allende e l'altra a Murchison in Australia. Entrambe queste due meteoriti sono delle condriti carbonacee, cioè delle condriti che contengono calcio e del carbonio, appunto, delle meteoriti rocciose che contengono del carbonio. E all'interno di quella di Murchison in particolare vi è la presenza di aminoacidi. Gli aminoacidi invece in genere sono presenti sul nostro pianeta in una composizione che si dice racemica, cioè uno è il riflesso speculare di quell'altro. In condizioni organiche normali, cioè terrestri, una forma prevale sull'altra di circa il 60-70%. Nella meteorite di Allende invece queste due forme racemiche sono state trovate esattamente al 50% e questo testimonierebbe una provenienza extraterrestre appunto di questi composti. Da lì si è iniziato insieme ad altre scoperte a aggiungere tassello dopo tassello informazioni riguardanti appunto l'origine panspermica della vita sul nostro pianeta.